Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e sulla campanella per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Quest'oggi, in compagnia del mio amico Francesco Passarelli e di Music Off, cercheremo di capire cosa è l'impedenza del microfono e del preamplificatore, come accoppiare quindi il microfono con il preamplificatore per sfruttare al meglio i due sistemi. Per questo tutorial vi consiglio di indossare le vostre cuffie preferite, possibilmente professionali, o di utilizzare degli speakers di ottima qualità, anche perché andremo ad ascoltare delle differenze a volte sostanziali, a volte più sottili, sulle varie takes. Quando acquistiamo un microfono ci troviamo immediatamente di fronte alla scelta se optare per un microfono dinamico od uno a condensatore. La scelta va indirizzata soprattutto in base alla definizione del suono che desideriamo registrare e in base alla distanza a cui ci troveremo dal microfono e la quantità di segnale da registrare. Un microfono dinamico, per il termine stesso, funziona dinamicamente, ossia più pressione sonora riceve, più volume applicheremo alla capsula, più la capsula al suo interno si attiverà e capterà il suono. È quindi un microfono considerato utilissimo nelle situazioni live dove è necessario registrare il suono più vicino e meno quelli più distanti. Nel caso di un cantante, infatti, nel microfono dinamico entrerà più lo spettro della voce rispetto all'ambiente e quindi meno strumenti indesiderati. È un microfono utile anche in studio, in quanto sarà meno sensibile al ritorno dell'ambiente dello studio stesso qualora non avessimo un ambiente di ripresa adatto. I microfoni dinamici esistono di diverse tipologie e costi, ed in base a quale sceglieremo potremo avere più o meno definizione sul suono registrato. Il microfono a condensatore è un microfono che possiede un circuito interno in grado di pilotare una differente capsula. Sarà quindi più sensibile rispetto ad un dinamico e capterà più suono in generale e quindi anche più ambiente. Normalmente serve per registrare suoni più complessi, quindi non soltanto il suono generato dalla fonte, ma anche una componente contenuta nell'ambiente come armoniche e differenze dinamiche. Diciamo grossolanamente che un mic a condensatore è più sensibile di un dinamico di più o meno 20 dB. Anche in questo caso ci sono differenze di prezzo e di prestazione in base al tipo di microfono che sceglieremo. Nel caso del microfono a condensatore avremo comunque bisogno di un sistema di alimentazione che normalmente viene fornito dal preamplificatore, quello che noi troviamo spesso scritto 48V o Phantom Power. In entrambi i casi però avremo bisogno di un preamplificatore per poterli utilizzare, in grado, come dice la parola stessa, di preamplificare il segnale per elevarlo al segnale di linea e renderlo pronto per essere amplificato e registrato. Nonostante esistano diversi stadi di preamplificazione già residenti nel mixer, si sceglie spesso un preamplificatore esterno per poter meglio gestire proprio le diverse tipologie di microfono. Infatti, un mic dinamico o a condensatore potrebbe non sposarsi perfettamente, in questo caso elettricamente, con il preamplificatore di serie della scheda audio o del mixer, un fattore che danneggia il segnale e quindi la ripresa, facendoci a volte disprezzare un microfono non pensando invece che è stato male preamplificato rispetto ad un altro. Questo tutorial è quindi stato fatto per capire come accoppiare un preamplificatore al suo microfono, o per meglio scegliere il microfono o il pre in base a quello che possediamo già in studio ed ottimizzare al massimo i nostri tools. Non parleremo di direzionalità o diagrammi polari, che affronteremo in altri video più specifici insieme al mio amico e collega Francesco Passarelli, ma ci concentreremo sullo stadio di preamplificazione e di scelta dell'impedenza. Il segreto da conoscere è definibile con la parola impedenza. Chissà cosa sia l'impedenza nel dettaglio se non chi ha studiato elettronica, ma a noi interessa capire come funziona e come sfruttare al meglio le nostre connessioni e collegamenti. Cercheremo di definire la parola impedenza nella maniera più semplice possibile. Alla base dell'impedenza c'è la legge di Ohm e tiene conto del consumo di energia elettrica e del fenomeno di accumulo dell'energia elettromeccanica. In sostanza, ogni apparecchio elettronico ha una sua impedenza, che rappresenta la misura dell'opposizione che il circuito fa
alla corrente quando viene attraversato. Ogni microfono, preamplificatore, convertitore, compressore e anche registratore a nastro hanno una loro impedenza in ingresso e in uscita, ma anche un telefono, un computer, un tostapane hanno la loro. Nel campo audio l'impedenza è la difficoltà incontrata dall'elettricità attraversando le differenti frequenze, il che influenza il volume delle varie frequenze stesse. Questo si traduce nella necessità di trovare la giusta impedenza di ingresso del preamplificatore per poter sfruttare al massimo quella emessa dal microfono. La regola è che l'impedenza di ingresso del mixer o del pre debba essere almeno 5 o 10 volte l'impedenza di uscita del microfono. Quindi l'attuale produzione di microfoni si attesta con un'uscita di circa 200 ohm, mentre gli ingressi sono intorno ai 1500-3000 ohm. Un preamplificatore con variazioni di impedenza in ingresso vi darà modo di sperimentare e scoprire un universo di colori, spesso inaspettato, dallo stesso microfono e pre. Ovviamente non sono molti i preamplificatori che possiedono tante regolazioni di impedenza in ingresso. Per questo test ho preso uno standard efficace come il Focusrite ISA-1. Con ben 4 differenti configurazioni di impedenza, le stesse che troviamo anche sul modello ISA 2. Il selettore Z quindi è in grado di farci ottenere da 600 ohm fino a 6.8 kΩ, quindi circa 6.800 ohm. Nel dettaglio di questo preamplificatore sappiamo che l'opzione low è relativa a 600 ohm, l'opzione ISA 110 è a 1400 ohm, l'opzione MED o Medium è relativa a 2400 ohm e la opzione High è relativa a 6800 ohm o 6.8 kΩ. Prendiamo come ad esempio anche dei mix standard, dal più famoso dinamico in commercio lo Shure SM58 per passare al classico dell'home recording, il Rode NT1, fino al Pro Ribera R251. Sono tre microfoni profondamente diversi e con impedenze diverse, quindi adatti a scoprire come siano suscettibili durante le fasi di test al cambio di impedenza sul preamplificatore. Normalmente per una convenzione, anche su altri preamplificatori troviamo la regolazione di impedenza identificata con la lettera Z. Normalmente le impedenze sui microfoni vengono classificate in questo modo: low impedance o bassa impedenza, tutti i valori al di sotto di 600 ohm, medium impedance o media impedenza, tutti i valori compresi tra 600 e 1000 ohm, high impedance o alta impedenza, tutti i valori al di sopra dei 1000 ohm. I microfoni ad alta impedenza sono generalmente quelli più cheap, più economici. La loro caratteristica infatti gli impedisce di lavorare bene con cavi molto lunghi. Diciamo dai 5 ai 10 metri iniziano a produrre audio scadente, con relativa perdita delle frequenze alte. In questo caso, perdendo segnale, saremo costretti ad alzare il volume e quindi anche il rumore di fondo. La scelta migliore è sempre quella di mic a bassa impedenza. Collegare un mic bassa impedenza in un ingresso a bassa impedenza però genera perdita di segnale su alcune frequenze o perdita di segnale in generale. Quindi ricordiamoci di associare un mic bassa impedenza con un pre ad alta impedenza. La regola di cui sopra va rispettata. I mic a bassa impedenza infatti hanno un'ottima resa anche su cavi molto lunghi, il che li rende perfetti per la ripresa di orchestre e ambienti molto ampi. Ho creato un arrangiamento cover di Ivana Spagna di un brano degli anni 80 che si chiama Call Me e ho chiesto a Barbara Tudisco di cantarmi diverse tracce utilizzando i tre tipi di microfono. Iniziamo con l'SM58, che è un microfono con un'impedenza di 150 ohm, come da manuale. Noteremo come l'impedenza più bassa, quindi quella di 600 ohm, faccia sì comunque registrare il nostro segnale, ma avremo una grossissima perdita di frequenze basse. Ascoltiamola. Sentiamo direttamente la registrazione con l'impedenza più alta, quella da 6008. Hey, how long?
percepiamo immediatamente la voce più presente. Ascoltando le voci in solo, noteremo ovviamente ancora di più questa differenza. Sentiamo la registrazione dell'SM58 con il low impedance. Hey! How long I've been waiting for a love so tender? Le frequenze alte sono un po' crispy e le frequenze basse molto confuse, quasi inesistenti. Ascoltiamo direttamente la versione ad alta impedenza. Hey! How long I've been waiting for a love so tender? Hey, hey! Hey, how long? Sentiamo la parola how long con la bassa impedenza. Hey, how long? E alta impedenza. Hey, how long? Più presenza, più dinamica, più definizione. Proviamo anche i colori che abbiamo con l'impedenza ISA 110. Hey, how long? Hey, how long? Che risulta ovviamente più definita rispetto a quella registrata a bassa impedenza, con una definizione molto gradevole rispetto addirittura anche all'alta impedenza. Proviamo la media impedenza. Hey, how long? Hey, how long? Che risulta più carica di bassi rispetto alla impedenza dell'ISA 110. Per una questione di gusto opterei per la registrazione con l'ISA 110 perché la voce risulta gradevolissima, sempre utilizzando un microfono da live estremamente economico. Sentiamo ancora nel mix come suona la versione ISA 110 e poi passiamo sull'alta impedenza. Hey! Sentiamo quella ad alta impedenza. Hey, how long I've been waiting for a love so tender. Hey, 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 how long can... Che risulta al mio orecchio, a mio giudizio, un po' appannata sulle frequenze medie, per cui naturalmente sceglierei per questa registrazione l'impedenza dell'ISA 110, che in questo caso è quella da 1400 ohm, per cui considerando l'impedenza dell'SM58 150 ohm moltiplicato per 10 siamo a 1500 ohm, che è al limite proprio del 1400 fornito dalla emulazione dell'ISA 110. Naturalmente in altri brani forse avrei preferito più il mid o la impedance, ma sicuramente non avrei scelto il low impedance di 600 ohm perché il suono risulta molto degradato rispetto a come effettivamente è. Ovviamente questo incide anche sulla performance del cantante perché sentendosi, quindi ascoltandosi in maniera meno definita, ricercherà un suono anche diverso proprio nella performance. Passiamo al Rode NT1, che ha un'impedenza nominale di 100 ohm, quindi tecnicamente funziona molto bene anche con il selettore a bassa impedenza da 600 ohm. Infatti, andiamo ad ascoltare la versione low impedance. Infatti non risulta assolutamente male. Andiamo a scegliere un'impedenza superiore, l'ISA 110. Hey, how long I've been waiting for a love so tender. Hey, 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 how long can... Focalizziamoci sulla parola so tender. Waiting for a love so tender. E passiamo sullo impedance. Waiting for a love so tender. Notiamo che la S è molto più pronunciata con l'impedenza bassa. Andiamo ad ascoltare la stessa cosa con l'alta impedenza. Waiting for a love so tender. Dove la S risulta più rotonda e meno fastidiosa. Quindi
per dimostrare quanto incida sulle frequenze proprio il cambio dell'impedenza del nostro preamplificatore. Poi sarà anche una questione di gusto scegliere quale più si adatta al microfono che abbiamo collegato. Ovviamente non è che il microfono non funziona, ma è un sistema per poter migliorare ancora di più la registrazione e quindi sfruttare meglio le caratteristiche di ogni singolo microfono che noi andremo ad utilizzare. Ascoltiamole senza la base, quindi partiamo da Low Impedance su Rode NT1. Hey, how long? Andiamo su ISA 110. Hey, how long? Le basse vengono fuori un po' meglio, fino all'alta impedenza. Hey, how long? Dove risulta forse troppo chiaro, esce profondamente la caratteristica timbrica del Rode NT1, che spesso non piace per quanto sia crispy e poco bilanciato sulle medio-basse. Per cui, nonostante si utilizzi un Rode NT1, possiamo scegliere ad esempio l'emulazione dell'ISA 110 per avere quelle basse e quelle alte più bilanciate. Hey! Dove appunto risulta meno evidente l'apertura in alto di questo tipo di microfono. Hey, how long? Poi ovviamente se nel brano ricerchiamo un sound più alto, più crispy, meno setoso, possiamo utilizzare l'impedenza alta del nostro ISA One senza dover necessariamente applicare un equalizzatore. Saliamo ancora di qualità e andiamo sul Ribera R251, che è un microfono valvolare, quindi non necessita della Phantom Power applicata sull'NT1 ed ha un'impedenza nominale di circa 200 ohm, quindi si trova a metà strada tra l'SM58 e l'NT1. Ovviamente avremo il suono molto più definito, le caratteristiche di questo microfono sono una setosità gradevolissima sulle alte ed una presenza delle basse già bilanciata. Come risultante avremo un suono già mixato all'interno del brano, come se noi avessimo già compresso ed equalizzato la voce. Scegliamo l'impedenza bassa ed ascoltiamolo. Andiamo su un'impedenza più alta, quindi riceveremo più dinamica e più basse rispetto alla scelta dell'impedenza bassa, che non è adatta a questo microfono. Hey, how long? I've been waiting for a love so tender. Hey, 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 how long? Can I stay without your touch? I wonder. La risultante ovviamente è che il microfono è estremamente definito, abbiamo una presenza della voce nel mix senza dover applicare alcun tipo di plugin, tranne il riverbero che sto utilizzando in questo momento. Ascoltiamole separatamente, quindi Low Impedance. Hey, how long I've been waiting for a love so tender. Sentiamo come manchino completamente i bassi. Andiamo sull'alta impedenza. Hey, how long I've been waiting for a love so tender. Hey. Dove il microfono risulta più definito. Sentiamo anche la emulazione dell'ISA 110. Hey, how long I've been waiting for a love so tender. Hey, 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 how long? Quindi possiamo dire che in questo caso più è alta l'impedenza,
più è gradevole e definito il suono di questo microfono. Ovviamente suona e funziona con tutti i tipi di impedenza, come spiegavamo anche prima, ma genera colori e interpretazioni delle frequenze molto differenti. Il mio invito e quello di Francesco Passarelli è di sperimentare con il vostro preamplificatore, questa volta con la coscienza che il selettore di impedenza ci permette di avere colori ed interpretazioni diverse su tutti i tipi di microfono. Sarà come avere più microfoni a disposizione. Questo fa parte di un concetto che io amo esprimere come Master Your Tools, cioè conoscere i tuoi strumenti per poterli poi utilizzare al meglio in ogni situazione. Magari necessitiamo di un suono più lo-fi e quindi decidiamo di maltrattare l'impedenza del microfono, decidiamo di avere più basse o meno basse in base ai tipi di escursioni che abbiamo, ad esempio tra la opzione ISA 110 e l'opzione High. È comunque nostra intenzione farvi sperimentare il più possibile con i vostri tools. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspettiamo ai nostri seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link nella descrizione. Ciao, a presto!